Allora Luca, iniziamo col parlare del tuo blog. Come mai questa scelta di aprire un proprio sito internet? Ma guarda, in realtà è un modo per, come posso dire, nutrire una passione che ho dal 1990 circa. In realtà sono entrato nell'AIA nel 94, ma prima ero nel CSI e perciò per 3 anni ho arbitrato a livello dilettantistico, poi sono entrato nel mondo dell'AIA e in tutti gli anni in cui sono stato impegnato sui campi mi sono sempre chiesto per quale motivo l'AIA lasciasse passare messaggi negativi e soprattutto lasciasse che l'informazione, chiamiamola così, divulgasse messaggi sbagliati sia sul regolamento che sui singoli episodi. Perché molto spesso gli episodi non vengono spiegati sulla base del regolamento, ma sulla base di sensazioni, di leggende metropolitane, di false certezze e di interpretazioni così a spanne, spesso da parte di persone che non hanno, il regolamento non l'hanno mai aperto, oppure che se l'hanno aperto, l'hanno aperto l'ultima volta 15 anni fa, 15 anni prima. Perciò ho voluto così, un po' come all'inizio come un passatempo, adesso devo dire che sta portando via parecchio tempo, soprattutto alle ore di sonno, grazie al cielo non alle ore di lavoro, ma alle ore di sonno un po' sì. Perciò vedremo anche che cosa farne, perché non è che posso andare avanti tutta la vita così, anche perché non sono più ragazzino, ragazzini siete voi, dati voi. Io non sono più un ragazzino, i miei 47 anni cominciano a sentirsi, okay. E si sentono, vi assicuro che quando si passano i 40 cominciano a sentirsi, però è nato soprattutto per questo, per spiegare un po' di regolamento applicato ai vari episodi. La mia non è mai stata una moviola perché non mi interessa, moviola come è strutturata ormai da 30 anni, mi interessa più che altro spiegare e cogliere in alcuni episodi particolari, spiegare dal punto di vista dell'arbitro la motivazione di una scelta anche sbagliata. Poi ci sono episodi che non possono essere spiegati perché non possiamo sapere che cosa è passato per la testa, cosa sia passato per la testa degli arbitri nel momento in cui hanno deciso. Mi riferisco per esempio ad Abisso in Fiorentina Inter o a Fabbri Juventus Milan, non possiamo sapere che cosa sia successo nella loro testa rivedendo le immagini. Però nella gran parte dei casi un errore in campo si può spiegare facilmente, con una posizione sbagliata, con una visuale impallata. Insomma, ci sono vari motivi che vengono sempre tralasciati per, non per superficialità, ma proprio per mancanza di conoscenza. E poi mancanza di esperienza in campo, non ne faccio una colpa, ci mancherebbe altro, però credo che un punto di vista differente fosse necessario. Devo dire che il riscontro è stato andato molto oltre quello che immaginassi e non posso che esserne contento. Poi vedremo anche che cosa offre il futuro. Non nascondo che ho ricevuto tante offerte da società che ho rifiutato tutte perché non mi offrivano un ruolo che mi interessasse perché di passare il fogliettino con le sostituzioni ai quarti ufficiali non me ne frega niente, francamente. Non ho bisogno di cercarmi un lavoro da poche migliaia di euro, ho il mio lavoro, la mia Quindi professione, tu perciò. entreresti in società qualora ti proponessero un ruolo che vorresti? Guarda, se mi proponessero un ruolo come quello di Pinzani a Parma, che ha mano libera con i giocatori, con l'allenatore, con i dirigenti, di spiegare, di far capire anche talune dinamiche che esistono in campo, ben volentieri. Se mi devono offrire, come mi è stato offerto, di essere l'accompagnatore degli arbitri, di accogliere gli arbitri allo stadio e di passare il foglietto al quarto ufficiale, ma lo faccio a qualcun altro, mi interessa. Cioè, mai di fa non ho mai fatto il passacarte in vita mia, non lo faccio certamente adesso. E vediamo un po' quello che succederà, ma anche così non è che mi dispiace, anzi. Quindi pensi che, diciamo, il regolamento tutt'oggi sia mal interpretato e soprattutto mal spiegato? No, io credo che non sia conosciuto. Quello che affermo sempre è che il calcio è un gioco molto semplice, anche perché la dimostrazione implicita è il fatto che nel mondo giocano 2 miliardi di persone e viene seguito da 4 miliardi di persone il gioco del calcio. Il problema è che il regolamento in generale è molto semplice, ma in realtà è molto complesso, perché non è facile interpretare tanti piccoli particolari che spesso sfuggono, ma che sono determinanti per una decisione.
La realtà che quando mi chiedono i giocatori, i dirigenti, qual è la percentuale di giocatori e dirigenti che conoscono il regolamento a fondo, la risposta è semplicissima: nessuno. Perché non è previsto per un giocatore una laurea in regolamento, per un dirigente non è previsto una laurea in regolamento, per un allenatore al corso che fa a Coverciano il regolamento non viene neanche toccato. Si parla di tattica, si parla di schemi, si parla di giocatori, di ruolo, di tutto, ma non si parla di regolamento. Perciò c'è un grave buco in questo senso. Prendiamo l'esempio di Parma. A Parma c'è Pinzani, arbitro di Serie B per tanti anni, che avrebbe meritato ampiamente di essere in Serie A, che è una Serie A in cui non è arrivato per una serie di motivi che non deve stare, magari potreste chiedere a lui in una prossima puntata, perché è una persona veramente molto molto interessante, Riccardo. Però è anche significativo quello che sta facendo a Parma. Il Parma è la squadra che ha meno ammoniti, 62 in tutto il campionato, meno espulsi, 1 in tutto il campionato. E può sembrare marginale un aspetto di questo genere, ma se confrontiamo con la squadra che ha più munizioni, cioè la SPAL che ne ha 95, potete pensare che 32 munizioni, 33 ammunizioni di differenza sono circa 10 giornate di squalifica. 10 giornate di squalifica in una squadra medio-piccola, anche una grande squadra, può fare la differenza, perché privarsi di un giocatore con una partita decisiva a fine campionato perché le squalifiche pesano adesso, è interessante come statistica, o meno, o no? Sì. Ma questa figura esiste anche, che tu sappia, in Top Club? Top Club no, non esiste. L'unica squadra che ha un dirigente come Pinzani, anzi ne ha due, perché c'è anche Pietro Luca, non mi ricordo come si chiama, sono in due al Parma che si occupano di questo. Poi c'è Romeo, che però non ha un ruolo di questo genere al Milan. Sì. E poi c'è Gallione all'Udinese, che però svolge un ruolo completamente differente, un ruolo più di raccolta immagini episodi. Ma secondo te il fatto proprio che siano poche, anzi solo il Parma, da quanto dici, a utilizzare una figura del genere è per mancata informazione da parte dei club? Cioè, perché effettivamente è molto utile, così come ne hai parlato te, discorso ammunizioni e cultura al regolamento. Quindi effettivamente vuol dire che manca dai club un'apertura mentale in tal senso? Sono rimasti indietro, perché in Inghilterra ormai da 20 anni ci sono in squadra... Ma all'estero ci sono queste figure più che in Italia? Sì, assolutamente. In Inghilterra tutte le squadre hanno una persona che si occupa di regolamento. Di studi... Sì, anche per spiegare ai giocatori con che tipologia di arbitri ci si andrà a confrontare nella partita specifica. Quindi magari... Ormai è giusto. Ma tipo a livello proprio pratico, ad esempio viene in qualche modo consigliato ai giocatori che certi arbitri vedono non di buon occhio magari l'accenni alle simulazioni, insomma quelle tentativi di buttarsi un po' troppo, mentre altri sono un po' più, lasciano perdere queste situazioni. Cioè, questo è alla fine l'utilizzo vero e proprio per il giocatore. I giocatori, fino a quando non gli viene spiegato il motivo per cui un arbitro non cambierà mai una propria decisione su una protesta, continuerà a protestare senza motivo, perché io non ricordo un singolo caso di un arbitro che abbia cambiato la sua decisione sulla base di una protesta di un giocatore. Sì, non è vero. Sono tutte proteste inutili, tanto è vero che andate a vedere il Parma, le munizioni per proteste si contano sulle dita di una singola mano. Ed è un motivo perché quelle poche volte in cui i giocatori hanno perso il controllo può capitare che ti prendessi una munizione per proteste, ma sono tutte munizioni inutili. Pensiamo al Milan, al capitano del Milan Romagnoli. Okay. Ci si è lamentati ultimamente del fatto che sia stato ammonito 6 volte, delle quali 5 per proteste. Ora, possiamo dire che Romagnoli è un giocatore corretto? Sicuramente sì. Ma evidentemente, se è stato ammonito 5 volte per proteste, vuol dire che le sue proteste non erano urbane. Tanto è vero che, e poi bisogna considerare anche un altro aspetto, in campo nessun giocatore può protestare. Il capitano può chiedere spiegazioni in maniera educata e basta. Mentre invece il capitano non è autorizzato a protestare. Il capitano è autorizzato a parlare con l'arbitro, è l'unico autorizzato a parlare con l'arbitro. E spesso questa cosa viene confusa. Non è che viene confusa, non lo sanno, non si sa, perché gran parte delle persone
che girano attorno al calcio pensano che il capitano possa protestare con, la, sì. con l'arbitro. In realtà non può protestare, non può protestare nessuno. Non è grappa, è acqua. Diciamo che è, qua, è più una, cioè diciamo che ormai è quella della protesta è, col fatto che lo fanno in tanti, appunto perché i calciatori non sanno che protestare non potrebbero farlo, ma anche il capitano stesso non può farlo. Alcuni arbitri sono più, hanno più tatto con certe condizioni, magari, perché altrimenti sarebbe praticamente, almeno guardando una partita, se iniziassero a munire tutti i protestanti, che è una brutta parola, detto così, e, insomma, praticamente si finirebbe la partita in 7 contro 7. Quindi, sì, diciamo... ma passiamo al concreto. Se un arbitro fischia, magari anche sbagliando, e si vede arrivare un giocatore che protesta, che protesta magari sbraitando, secondo voi lo prende con gradevolmente una protesta di questo genere? A mio parere no, si incavola pure lui, come giusto che sia, sì. come normale così. Se arriva un giocatore invece che tranquillamente chiede delle spiegazioni, ben sapendo che comunque la decisione non cambierà, ma che magari non l'ha capita, l'arbitro è anche disponibile a dire: guarda, sì, me lo chiedi in maniera corretta, ti risponde in maniera corretta. I rapporti si costruiscono anche in questa maniera. Avere un rapporto con l'arbitro non porta punti, attenzione. Però un cattivo rapporto con un arbitro può togliere punti. Perché? Perché un arbitro può espellere un giocatore. Espellere un giocatore, nella gran parte dei casi, è una problematica per una società che può rischiare di perdere più facilmente una partita. Un arbitro non darà mai un punto in più, a meno che non commetta un errore, questo può succedere. Ma attraverso il rapporto con i giocatori non darà mai un punto in più. Però potrà togliere un punto involontariamente, magari con un'espulsione, magari con una ammonizione dopo 5 minuti. Questo sì può succedere, mai volontariamente, chiaramente, ma implicitamente. Ed è questo il grande merito di Pinzani a Parma, che sta portando una cultura completamente nuova in una società che è giovanissima, perché dobbiamo ricordarci che il Parma non è più il Parma di una volta, ma è il Parma che ha quattro anni il Parma. Una società giovane che però ha già capito che bisogna portare delle innovazioni all'interno del mondo del calcio. Questa è un'innovazione importantissima, soprattutto lo sarà l'anno prossimo, perché ci saranno tante piccole modifiche che non cambieranno la sostanza del gioco e del regolamento, ma che cambieranno molto l'approccio. Per esempio, sarà fondamentale il fatto che il pallone possa essere giocato all'interno dell'area di rigore sul calcio di rinvio sia da attaccanti che difendenti. Una volta che venga colpito dal portiere o venga colpito dal giocatore, così venga toccato dal giocatore che è incaricato del calcio di rinvio. Ecco, calcio di rinvio, non rimesso dal fondo, calcio di rinvio. Tanto per dire piccole cosette che vengono... Dettagli, sì. Insomma. Sì, dettagli che vengono chiamati in altra maniera. Se si chiama calcio di rinvio, si chiama calcio di rinvio, non puntata o... puntata o rimessa in gioco, non c'entrano nulla queste definizioni, un po' come il danno procurato, no? Il danno procurato è una leggenda metropolitana che non è mai esistita. Anche il guardaline. E anche il guardaline è quello che guarda le linee. Sì, infatti. Io quando sono in giro per la città, sinceramente anche alla mia età, le linee delle donne le guardo ancora. Ma guardo le linee delle donne, non le assisto. Quelle del campo. È il guardone linee più che le guarda. Esatto. No, guardone no, però le guardo. Insomma, non è chiaro. Vi assicuro che la stanchezza a 47 anni si sente un po' di più, ma gli istinti primordiali ci sono ancora. Ascolta, c'è uno scritto in chat a proposito di Diego Costa. Cioè, una cosa così è scandalosa. Per quello che ha fatto. Guardate, io vi posso dire questo, che le 8 giornate di squalifica di Diego Costa sono poche. La realtà è che, soprattutto nei campionati maggiori, le squalifiche sono molto limitate perché ci sono troppi interessi in ballo. Un comportamento come quello di Diego Costa, in eccellenza o promozione in Italia, viene punito con 6 mesi di squalifica. Non si tratta di squalifiche per giornate, si tratta di squalifiche a tempo. Poi in Serie A succedono queste cose perché ci sono tanti interessi, perché considerate che
la squalifica di Diego Costa lo porterà a tornare in campo ad agosto, fine agosto, perché alla seconda giornata del campionato spagnolo si rimarrà in Spagna. Ciò significa che da oggi sono quanti mesi? Quattro? Sono quattro mesi abbondanti che starà fuori. Quattro mesi abbondanti vuol dire che Diego Costa guadagnerà 4 milioni di euro netti dall'Atletico Madrid semplicemente per recarsi al campo allenamento e allenarsi. Pensate al danno che ha fatto la sua società. Ma credo che poi si tuteleranno vendendolo, mi sa, cioè, voglio dire. Ci sono cose... ho capito, però potranno anche venderlo, ma devono trovare qualcuno che lo compri. Sì, quello, siccome che... Costa è anche recidivo, che sì, come è proprio Suarez che morde la gente quella volta che si rifilò, quante 8-10 giornate, non mi ricordo, per il morso a chi era? No, si è preso dei mesi, sempre. No, prima di Chiellini c'era quello in Premier, quando era il Liverpool. In Premier si è preso 6 mesi, Suarez. 6 mesi era? Sì, però la Premier è un mondo a parte. Sì, sono molto più... È un mondo completamente a parte. Ti ci vede l'istituto in Premier? A Facusè? No, va ad arbitrare ovviamente. Ai tempi. Ad arbitrare in questo momento non riuscirei neanche io. No, vabbè, ai tempi intanto. No, non bisogna mai rimpiangere quello che è stato. Ma a me è andata benissimo così, anche se sono stato solo 4 anni tra Serie A e Serie B. Sono comunque ricordi indelebili, è un'esperienza unica. Come è stata un'esperienza unica arbitrare? Tutti i giovani ragazzi, a mio parere, dovrebbero comunque provare almeno 6 mesi questa attività, perché cambia tutto, cambia, fa crescere, fa maturare, consente di conoscere un sacco di gente nuova, consente anche di trovarsi amicizia che poi durano nel tempo. Io ho amici tra gli arbitri da 20 anni, 25 anni, alcuni sono in Serie A, alcuni sono internazionali, alcuni sono in Serie B, e ne arrivano sempre di nuovi, perché comunque loro hanno capito che non sono contro gli arbitri ma sono per loro. L'unico che non ha capito un accidente di quello che faccio è Nicky, ma ormai ho perso le speranze di poter avere un rapporto umano con quel personaggio. La mia domanda era, volevo fare una domanda proprio riferita a questo, cioè non credi che ultimamente sia visto, che ho visto Fabbri settimana scorsa, siano lasciati troppo all'imbalia del sentimento popolare dalla federazione? Cioè mi sembra che la federazione una volta prendeva un pochino, non le difese, però cercava un attimo di placare i toni, qua invece sembra proprio, ho come la sensazione che sia Bisso dopo Fiorentina-Inter, che Fabbri dopo Juve-Milan siano proprio lasciati proprio come carne da macello. Sì, anch'io stavo pensando, concordo, mi aggrego alla domanda. Bella domanda questa. Allora, diciamo che se la trattazione delle questioni Abisso e Fabbri o in generale degli arbitri di Serie A e di Serie B dovrebbe essere delegata solo ai designatori. Mm-hmm. Il problema è che l'AIA in questo momento ha un presidente facente funzione di tutto. Perché appena vedo un microfono ci si catapulpa, appena ha un giornalista che chiede intervista l'accetta, tu parla in continuazione, parla ovunque, parla con chiunque, quasi chiunque. E il problema è che non dovrebbe mai parlare di questioni tecniche, perché il presidente dell'AIA non deve avere mansioni tecniche, dato che lui stesso nomina i designatori, cioè i responsabili delle varie categorie, sono i responsabili delle varie categorie che devono parlare. A maggior ragione, in un periodo come questo, nel quale ci sono Rizzoli, laureato in architettura, e Morganti, una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto in Serie B, che sono in grado, assolutamente in grado, di poter parlare con chiunque. E soprattutto sono in grado di parlare meglio rispetto a Nicky. Perché ha sicuramente dei meriti nell'AIA, perché non sono, per quanto io e Nicky non siamo mai andati d'accordo, non posso negare che qualcosa di buono abbia fatto a livello amministrativo, a livello tecnico ha combinato un disastro, perché il problema della qualità degli arbitri è dovuta anche a una sua scelta senza senso di dividere canali. Ma qua entriamo in un aspetto tecnico di cui ho già parlato recentemente, e che è un argomento che dovrò affrontare ulteriormente, perché ci sono alcuni aspetti che vanno spiegati. Il Fabbri e Abisso alla fine sono stati abbastanza ben difesi, perché Rizzoli nelle riunioni non li ha attaccati eccessivamente, cioè sto parlando delle riunioni a porte chiuse tra arbitri,
ha semplicemente cercato di capire da lui attraverso il dialogo, di comprendere che cosa sia successo con Fabri, è successo tra ieri e oggi, perché c'è stato il raduno a Coverciano e non c'è stato un attaccarlo pubblicamente, un attaccarlo al muro e prenderlo a sculacciate, perché non ce n'è bisogno, sono tra uomini. E bisogna capire che cosa è successo. A livello pubblico, quello che è passato è che Rizzoli avrebbe chiesto scusa, in realtà non si è scusato con nessuno, semplicemente Rizzoli ha ammesso un errore che è stato abbastanza evidente. Tutti si sono resi conto che a Torino è stato commesso un errore. E poi chiaramente l'impatto mediatico è diverso anche a seconda del contesto della partita, perché comunque credo che un errore... Cioè, manca in Italia la cultura di accettare il fatto che un errore è un errore e capita a tutti in modo molto aleatorio. Cioè capita a me, capita a te, capita all'ultima, alla prima e a quella in mezzo. Purtroppo un discorso molto culturale che riguarda noi tifosi, poi chiaramente... Ma certo, ma il problema è che troppi parlano di calcio, non dico sui social, perché sui social è legittimo che tutti sparino le loro sentenze, ci mancherebbe altro. Tanto se scrivono qualcosa di interessante si mette segui e si segue quello che scrive. Se scrivono scemenze si eliminano dai contatti, la si finisce velocemente. Scusate un attimo. Il problema è che troppi parlano e spesso parlano a sproposito perché non sanno di quello di cui stanno discutendo. È un problema che non riguarda solo il calcio, tra l'altro, e non soltanto gli arbitri. Ragazzi. Purtroppo riguarda ambiti molto più importanti della nostra società. E tutto qua, in realtà, sono discorsi, anche l'accettazione dell'errore. È un discorso che riguarda la cultura, abbiamo una cultura noi che è latina, che è molto portata alla polemica su qualunque aspetto della vita, lo vediamo tutti i giorni, e purtroppo i social hanno esasperato questo concetto, perché i social sono una bellissima, una grande risorsa che però purtroppo ormai ha un utilizzo che non è più divulgativo, ma è semplicemente propagandistico in tutti i sensi, sia a livello sportivo, sia a livello politico, sia a livello di vita sociale. Purtroppo viviamo in questo mondo e non possiamo fare altro che attendere quelle che saranno le normali evoluzioni, come le chiamo io, sia a livello di regolamento, di VAR e di social. I social prima o poi bisognerà registrarsi con un codice fiscale, in quel momento si raggiungerà un minimo di 1000. Stasera ti faccio al forno. Detto questo, ma una domanda: secondo te, permettere agli arbitri a fine partita di spiegare le decisioni prese non potrebbe aiutare in questo senso, legandosi anche, visto che poi dirigenti delle squadre, allenatori danno sempre la loro visione, ma non abbiamo mai la visione dell'arbitro che spieghi cosa è veramente successo e perché ha interpretato una situazione in una determinata maniera? Allora, dopo le partite lo escludo assolutamente, perché per due motivi. Il primo è che nella una conferenza stampa eventuale di un arbitro, soprattutto dopo un errore o presunto tale, sarebbe un tiro al piccione, non uno scambio di opinioni, perché lo sappiamo. Quello che, ritorniamo al discorso di prima, su 50 giornalisti presenti in una sala, 10 sono giornalisti con i quali si può discutere, 40 sono giornalisti di testate di parte che sappiamo benissimo come andrebbe a finire. E poi c'è un secondo problema. Il secondo problema è che gli arbitri, se dovessero parlare dopo le partite, anticiperebbero di fatto il giudice sportivo. E questo non può essere considerato, non può essere accettabile, perché il giudice sportivo deve avere l'ultima parola e definitiva su eventuali squalifiche per episodi avvenuti in campo. Sono invece d'accordo sull'apertura agli arbitri per parlare nella settimana, cioè 2 o 3 giorni dopo la partita, dopo la decisione del giudice sportivo, sia per spiegare a livello tecnico. Sì, perché ci sarebbe molta più tranquillità, molto più serenità, si sarebbero sbolliti anche le conferenze post-gara. E sarebbe interessante anche ascoltare gli arbitri stessi che discutono con giornalisti, naturalmente scelti, perché non possono essere tutti interlocutori
accettabili, mi dispiace dirlo, ma è così. Con alcuni giornalisti si può discutere a livello tecnico, io ne conosco molti che sono preparatissimi, e anzi non mi dispiacerebbe neanche vedere colloqui tra arbitri e ex arbitri, per esempio. A me piacerebbe tantissimo parlare dopo una partita con un arbitro, anche perché conoscendo molto discretamente direi la materia, potrei anche fare, non so, potremmo parlare molto liberamente di tecnica, di regolamento, ma in ogni caso ci sono anche altre persone come Lorenzo Fontana di Sky, come Tiziano Pieri alla RAI. Queste persone sono molto molto preparate e potrebbero tranquillamente sostenere una discussione, un confronto con un arbitro su temi che possono essere regolamento, anche la partita specifica. Io volevo chiedere una cosa invece, Luca, ritornando al tasto che avevi toccato prima, no? Cioè il fatto che i social hanno esasperato il tutto, siamo abituati sempre a fare polemica. Diciamo che io sono d'accordissimo con quello che hai detto tu, però diciamo se lo fa un tifoso medio ci sta anche, però il fatto che lo debba fare un allenatore, un tesserato, un massimo rappresentante di una società calcistica, cioè per quale motivo addirittura arriva un massimo rappresentante di una società calcistica pure a fare una cosa del genere? Cioè che cosa porta un allenatore, un dirigente, un presidente a fare esternazioni del genere a fine partita? Perché? La convinzione che delle esternazioni del genere possano essere costruttive sulle partite successive, che possano portare un minimo di pressione sugli arbitri, e non si sono ancora accorti che al limite ciò che possono ottenere è che gli arbitri vadano allo stadio a dirigere quella squadra un pochino più incazzati. E magari possa succedere e propensi a sbagliare perché hanno il nervosismo, cioè, questa pressione. Guarda, sì. Propensa a sbagliare? No, però inconsciamente c'è proprio il fatto di l'arbitro è un essere umano, perciò anche l'arbitro ha una psiche e può essere convinto di fischiare come sempre, e magari invece essere un po', avere qualche pregiudizio nei confronti di una determinata società, perché ha peccato le categorie. È successo l'anno scorso con la Lazio, quando, ma sbagliando, e lo sottolineo, Calvarese ha in Lazio, non mi ricordo contro chi, rifiutò il regalo della Lazio. In quel caso sbagliò completamente, ma la reazione che ebbe Calvarese dà l'idea di quello che può essere una reazione di un arbitro davanti a un attacco alla categoria, che non è positivo per la società. Anzi, riportiamoci al Parma. Se mi trovate una dichiarazione di quest'anno polemica del Parma nei confronti di qualcuno, di un arbitro, io vi pago una cena. Per il motivo che ho detto prima, perché adesso io faccio apposta a chiamare un dirigente del Parma a fargli dire qualcosa da controllare per farmi offrire la cena e basta. Proprio... Vabbè, ma... facciamo che la cena la preparo io. Così ok. Basta che sono bravo a cucinare. Basta che non sia il gatto. No, i gatti, ma non mangio neanche coniglio. Dicono che sappia molto, molto simile. Quindi magari. Appunto, per quello che non mangio coniglio. Volevo dire tra l'altro, ad esempio, la storia dell'esasperazione mi collego al discorso anche di Fabbri. Cioè Fabbri viene mandato che carino. Fabbri viene designato in Juventus Milan nell'anno praticamente che la Juve ha praticamente vinto il campionato da un mese circa, e il Milan comunque Da 9 mesi. 9, no, 9. Io ho detto un mese per star stretto. Insomma, una partita in teoria dico particolarmente tranquilla quest'anno, considerando il fatto che da quello che mi risulta l'anno prossimo molti si ritireranno. Quindi, se a parte Rocchi, di quelli dei big, molti si ritirano. Quindi c'è anche bisogno di un ricambio generazionale. Il problema poi, come sempre, è il gioco a massacro che c'è dopo riguardo tutte le squadre, tranne il Parma, appunto. Ecco. Qua c'è un problema, però, che non riguarda solamente il gioco al massacro, riguarda anche la qualità degli arbitri. È inutile che ci chiediamo. Sicuramente. Fabbri è un arbitro molto, molto acerbo. E il problema suo, il vero problema di Fabbri è che non se ne rende conto. Perché Fabbri ha questo atteggiamento e non l'ha dimostrato soltanto Juventus-Milan. Il timore che avevo prima della partita era proprio questo, perché avendolo osservato tante volte mi sono reso conto, quasi tutte le circostanze, che lui ha questo atteggiamento da un po' da
presuntuoso. La presunzione di essere un arbitro fatto e finito. In realtà 35 anni un arbitro è più adulto di praticamente tutti i giocatori che ci sono in campo in Serie A, ma è un arbitro molto giovane perché la carriera finisce a 45 anni, però chi finirà a 46, per esempio, anzi non escludo che finisca a 47, perché considerando la qualità media degli arbitri internazionali non sarei sorpreso se Rocchi venisse scelto anche per gli europei insieme a Orsato. Vedremo, poi questo è un altro discorso. Però pensare che a 35 anni si possa essere arbitri finiti lo poteva pensare Collina, lo poteva pensare Braschi, nel senso che erano già a un livello eccezionale, come lo era Rocchi, come lo era Orsato a 35 anni. Fabbri non è niente di tutto ciò, ma neanche lontanamente. È normale, normale, medio. È un discreto arbitro che può diventare un buon arbitro. I buoni arbitri che possono diventare grandi arbitri hanno altri nomi, che sono Pasqua, La Penna. Questi sono arbitri che hanno un talento sconfinato. Certo che anche loro rischiano. Rischiano nel senso che se non smettono di guardarsi allo specchio e pensare e continuarsi a dire mentalmente quanto sono bello, quanto sono bravo, rischiano di perdersi anche loro. Questo non lo dico per cattiveria, ma proprio perché tengo alla categoria. Diciamo che l'umiltà aiuta in tutti i campi, anche per vale per i calciatori, vale per qualsiasi, credo, qualsiasi lavoro. Quando si ha l'umiltà di voler sempre imparare, di voler sempre migliorarsi, si fa più strada rispetto a chi crede di aver già raggiunto l'apice, insomma. Luca, voglio testare la tua umiltà. Ti ritenevi un tempo, ormai non sei più un arbitro, un buon arbitro, un arbitro... Come ti, visto che parliamo di buono, meno buono, il tuo giudizio di te stesso, il tuo autocritico. Guarda, sono... Non ho, il problema è che non ho potuto mai dimostrare nella massima categoria quello che potevo valere. Potevo essere un pessimo arbitro, un buon arbitro, un ottimo arbitro. Non so, sicuramente nelle categorie inferiori mi sono tolto tante soddisfazioni perché i disegnatori hanno trovato sempre, mi ha sempre dato grande fiducia. Sono passato ultimo, questo non lo posso negare, dagli scambi, quello che adesso è la categoria CAI all'interregionale, sono passato come ultimo e il penultimo, quello davanti a me era Luca Banti. Era stata tirata 82, 82esimo ero io, 81esimo ero avanti. Però capita da giovani di essere, anzi quell'anno probabilmente dovevo andare pure a casa se non avessi salvato Claudio Pieri. In Serie C invece non ho avuto grossi problemi, sono arrivato numero uno, sono passato come numero uno, mi sono preso anche il premio come miglior arbitro della categoria. Ho esordito in Serie A dopo 7 partite di Serie B, che è il record, ancora. Collina fece l'esordio dopo 8 partite di Serie B. Probabilmente, vabbè, noi, sicuramente questo non ha influito sui pessimi rapporti che ho avuto con Collina. Poi è successo quello che è successo, sono arrivato velocemente ad essere utilizzato spesso in Serie A, poi ho litigato con Collina e i rapporti sono stati pessimi. Fino alla fine si apre tutto un discorso che non voglio neanche recuperare, che passati 10 anni, basta così ormai. Come ho spesso detto, se Collina mi chiamasse, mi invitasse a pranzo o cena, accetterei tranquillamente. Ascolta, il limite di età, secondo te, è appunto un limite? O c'è qualcosa da superare? O va bene così? Guarda, costituzionalmente, qua parliamo un po' di diritto, costituzionalmente il limite di età non ha senso. Perché quello che deve essere il limite dovrebbero essere limiti oggettivi fisici. A 45 anni si può essere in buona condizione, perché guardate Rocchi, che sta per uscire, guardate Mazzoleni un po' meno, Banti. Luca Banti è un atleta ancora a 45 anni, perciò potrebbe stare in campo ancora qualche anno. Però è anche vero un altro aspetto, che Banti e Rocchi sono arrivati al 15esimo anno di permanenza e possono anche averne, scusate il termine, anche un po' piene le palle dopo 250 partite Serie A e soprattutto dopo 15 anni nei quali per 200 giorni sono stati fuori casa, vorrebbero anche probabilmente godersi un po' la famiglia. L'anno scorso Rocchi è stato fuori casa 220 giorni su 365. Potete immaginare che cosa voglia dire? Cioè un dirigente che ha una vita di questo genere, un dirigente di un'azienda che abbia una vita di questo genere guadagna 500.000 euro all'anno. Rocchi ne prende 200.000 scarsi, lordi.
Perciò sì, sono, sembrano tanti soldi, ma se ci pensate sono in rapporto al sacrificio, cioè... ma non soltanto in rapporto, al rapporto anche ai calciatori, cioè... esatto. Pensate sì, che Pinsoglio, che è il terzo portiere che ha giocato una partita tutta la stagione con la Juventus, prende 200.000 euro netti, perciò ne prende 350.000 lordi. Rocchi, che è il miglior arbitro italiano, che è quello più impegnato anche a livello di competizioni europee, ne prende 200 lordi. Se per, probabilmente sono tanti soldi, sì, sono tanti soldi, però gli arbitri di Serie A sono 21. Non mi dimenticare, come una grande azienda, i dirigenti, non pensate che i dirigenti delle multinazionali o di società top in Italia guadagnino 200.000 euro lordi. No, milioni di euro. Però è anche vero che in questo momento l'inquadramento è questo, e ci dovrà comunque sedere a un tavolo prima o poi, perché così non si può andare avanti, chiaramente. Anche perché a 45 anni si esce, e come dice un dirigente dell'AIA, che non citerò, tutti questi ragazzi si trovano davanti a un bivio. Il 30 di giugno di un anno sono arbitri di Serie A, ben pagati, l'1 luglio, una volta dismessi, si trovano in mezzo a una strada con qualche risparmio in banca, ma senza la possibilità di poter programmare qualcosa, perché quando si esce a 45 anni è dura programmare. Ho fatto fatica io a 37, quando sono uscito, ci ho messo 3 anni per recuperare la mole di lavoro che avevo prima di entrare alla CAN. Cioè sono entrato alla CAN che avevo 100 di incassi dal lavoro, sono uscito dalla CAN che gli incassi dal lavoro erano 30. Ho perso il 70% del fatturato, ma è normale. Passavo dai 150 ai 180 giorni fuori studio, è impossibile mantenere un lavoro a livello medio-alto, ho dovuto rinunciare a tantissimi clienti, ma sì, proprio io per primo dicendogli guardate, io non posso seguirvi come meritereste, perciò dobbiamo farne meno. Il problema è che una volta finita la carriera, quei clienti ormai erano persi. Quello è il problema. Proprio riguardo a questa domanda, gli arbitri a livello di solito hanno il doppio lavoro, cioè il lavoro più aspetta, dell'arbitro. Aspetta, non lavora nessuno degli arbitri. Togliamo... Non lavora? Ma no, ma è impossibile, sono tutti lavori di facciata. In questo momento gli unici arbitri che lavorano ogni tanto sono Irrati, perché aveva il suo studio legale, ce l'ha ancora, e La Penna, che lavora in uno degli studi legali più importanti di Roma. Ma anche loro, Irrati, pochissimo dedica al tempo al lavoro, perché anche lui ha gli stessi giorni fuori sede di Rocchi, perché fa il VAR ovunque. Ma quindi sono tutti legati comunque essenzialmente al mondo essere avvocati, o non per forza, non necessariamente? No, allora un arbitro di Serie A non può essere un dipendente. Un assistente invece lo può fare. Io cito spesso l'esempio di Passe di Bubbio, che è uno dei assistenti migliori che c'è in Italia in questo momento, al di là dell'errore commesso in Manchester United Barcellona. Purtroppo l'errore è capitato proprio nella partita più importante, però Passe è un operaio, ma non ha smesso di lavorare, anche perché, sempre parlando di assurdità, Passeri per una partita di Serie A prende 1.000 euro lordi, che sono 600 euro netti, e dall'attività arbitrale tutto l'anno prende circa 40.000 euro lordi. Se poi pensate che questa possa essere un sistema sostenibile, con degli assistenti che guadagnano 40.000 euro lordi per andare a arbitrare una partita in Serie A, qualcosa va sistemato. No, anche perché, come dicevi te, già è difficile anche per i calciatori di Serie D, Serie prime categorie, così, che arrivano a 30 anni, si ritirano e devono reinventarsi una vita a livello lavorativo. Se ci troviamo con gli arbitri che finiscono la carriera a 45 anni, quindi ancora più in là, è ancora più difficile. E tra l'altro, cioè, il giocatore che smette a 30 anni in Serie A si è messo abbastanza fino in cascina per poter vivere di rendita. Con queste cifre qua non vivi di rendita mai, non riesci a metterti via mai niente, quindi è veramente un problema abbastanza pesante. Ma infatti guarda, quello che ho fatto vedere in prima è una parte della mia casa. Questa casa è quello che io ho guadagnato negli anni da arbitro. Tutti i soldi che avevo guadagnato sono qua, in questa casa qua.
chiaramente mi ha aiutato, perché in 4 anni ho potuto comprarmi una casa, tutto sommato anche bellina, tutto sommato. Però il problema si pone in ogni caso, perché un arbitro può mettere via anche, mettiamo, 500.000 euro, ma da 45 anni fino a quando campa, 500.000 euro non basta. Perciò bisogna comunque fare qualcosa. E cosa è successo? È successo che, per esempio, Tagliavento, che si è trovato a 45 anni senza la professione, perché la professione di parrucchiere era soltanto sulla carta, appena uscito dalla Cannes, ha accettato la proposta della Ternana, che gli ha offerto un contratto a tempo determinato. Ha fatto benissimo, perché comunque si è messo a posto, perlomeno per i prossimi anni si è messo a posto. Gli piaccia o meno, non lo so, sicuramente non è arbitrare fare il dirigente, soprattutto perché è una professione che uno conosceva minimamente. Spero che lui sia contento, spero, non lo so, però certamente qualcosa va studiato. Ecco, questa proposta di trasformare gli arbitri che finiscono l'attività in campo, di trasformarli per un paio d'anni, 2 o 3 anni, come varisti puri, ha 2 aspetti positivi. Il primo, che rappresenta una sorta di scivolo per gli arbitri che escono dalla categoria, che possono comunque contare su un reddito non garantito, ma comunque un reddito discreto per poter vivere, per potersi cercare qualcosa in quei 2 o 3 anni. E il secondo aspetto positivo è che potranno togliere qualche pressione agli arbitri giovani, perché ad avere un VAR esperto è molto più, dà molta più sicurezza di avere un VAR al primo anno di Serie B. Io, Luca, vorrei toccare un altro tema. Visto che una settimana fa o qualcosa in più è successo quel che è successo a Cagliari con i Cori contro Ken, visto che Gavillucci è stato sospeso, no? Che, diciamo, dalla Serie A è arrivato addirittura non so dove adesso, cioè in quelle situazioni di razzismo, di discriminazione territoriale, un arbitro come si dovrebbe comportare? Secondo il regolamento. E hai toccato un tasto dolente, perché mi dispiace dovertelo dire, ma purtroppo si tratta di una di quelle leggende che fanno male anche al mondo arbitrale. Gavillucci non è stato certo dismesso per aver sospeso Sampdoria Napoli. Quella partita non c'entra assolutamente nulla. Di Gavillucci dismesso nell'ambiente si parlava fin dall'inizio della stagione, perché si sapeva che era sempre nelle ultime posizioni del graduatorio, ma non perché lo sapessimo, perché avessimo visto le classifiche, ma semplicemente perché guardando le designazioni si capisce come sta andando un arbitro. Che cosa bisogna fare? La realtà è che Gavillucci, come Irrati un paio d'anni prima, avevano un po' forzato il regolamento, perché non tocca all'arbitro sospendere la partita. E non è un caso che dopo Inter-Napoli si è dovuto intervenire la FIGC proprio per specificare il fatto che la partita può essere sospesa non dall'arbitro ma dal responsabile dell'ordine pubblico. Tutto qua. Io credo che il problema non riguardi gli arbitri ma riguardi le leggi italiane. L'avvocato qualcosina credo di conoscere delle leggi italiane, soprattutto di come funziona la giustizia in Italia. È un sistema che non funziona minimamente, perché è vero che l'Italia è permeata da un grande garantismo, e sono il primo fautore del garantismo, però in alcune circostanze si esagera e sarebbe il caso di adottare delle misure coercitive un pochino più severe, perché poi alla fine viene tutto concesso. Noi ci stupiamo del fatto che in Inghilterra l'Arsenal apra un'indagine interna perché un tifoso sui social è stato beccato con un video che esprimeva considerazioni non propriamente civili nei confronti di giocatori del Napoli. Loro lo fanno, in Italia non facciamo nulla. In Inghilterra, se una persona si azzarda a toccare un arbitro in campo, finisce in galera seduta stante. In Italia gli arbitri vengono pestati e spesso non succede nulla. E succede spesso che gli arbitri vengano pestati. Poi vabbè, lasciamo perdere. Quando era uscito un arbitro che era stato picchiato, l'avevo contattato e tra l'altro non poteva neanche rilasciare interviste. Esatto. Anche questa cosa, cioè, avrei anche potuto far sapere un po' di più ciò che era davvero successo attraverso la sua versione, e invece lui non può neanche dire nulla.
Lo so, questo è un vecchio problema, quello della comunicazione verso l'esterno, è un vecchio problema. Il problema, cioè la questione è aperta da tanti anni e non so neanche come potrà essere superata, perché l'AIA in questo momento non ha minimamente le risorse per poter comunicare con l'esterno. Non parlo di risorse economiche, parlo di risorse umane, persone che possano parlare con l'esterno non ce ne sono tantissime, e soprattutto non hanno nessuna di queste all'abitudine a parlare con l'esterno, proprio perché essendo un mondo molto chiuso, autoreferenziale, anche gli arbitri stessi, anche i dirigenti, se guardate sui social, andate a cercare i dirigenti attuali, non trovate nulla. Nicky non ha la sua pagina, non ha un profilo social, non ha profili social nessuno praticamente dei dirigenti. E cosa si può fare? Un altro esempio, i social dell'AIA, i profili ufficiali, sono totalmente deserti. Perché? Perché l'AIA non sa comunicare. Un'associazione come l'AIA, che è al centro delle polemiche sempre, dovrebbe avere dei profili con 100.000, 200.000 followers. Ogni post dovrebbe avere un determinato numero di reazioni. E invece vediamo social che pubblicano sui social, l'AIA pubblica le foto del raduno, le foto di Nicky che va a prendere il panino, tutta sta roba che obiettivamente non frega un accidente a nessuno. L'anno prossimo loro hanno intenzione di fare questo esperimento di spiegare gli errori come ha provato a fare la UEFA. Se avete fatto caso, dopo i quarti di finale la UEFA non ha scritto niente, è sparito. Le spiegazioni sui social degli episodi accaduti nei quarti di finale sono spariti. Perché? Perché hanno notato che quando c'è un errore anche loro faticano ad ammetterlo. Adesso sto gatto io lo metto in forno veramente. Mi raccomando le patate. Tu comunque c'è un discorso su ex arbitri che riguardante il VAR. E sì. Si parla di una possibile soluzione di un ulteriore supporto a chi fa il VAR, mettere appunto un ex arbitro in quanto maggiore esperienza, maggiore conoscenza del regolamento, come diciamo aiuto, tutore di questo dell'arbitro al VAR. Cosa ne pensi di questa soluzione possibile? No, rimarrà così il sistema, non ci sarà nessun supervisore, al limite ci sarà una persona che sarà responsabile della sala unica VAR, ma non sarà un supervisore. Gli arbitri verranno ancora designati VAR e AVAR per le determinate partite. A Coverciano stanno allestendo una sala nella quale ci siano 10 postazioni, anzi probabilmente ne faranno 12 nel caso in cui ci sia qualche problema, così hanno qualche scorta. E ci saranno sempre un paio di arbitri, due arbitri, uno al VAR e uno all'AVAR, e semplicemente ci sarà una persona che sarà responsabile della sala, ma le decisioni tecniche rimarranno sempre solo del VAR. Non ci sarà una terza persona, anche perché sarebbe eccessivo e ci sarebbe troppa confusione con troppe teste che pensano, già sei sono tante. Ma come giudichi questo cambiamento con l'utilizzo del VAR in questi due anni? Allora, il primo anno è stato molto buono, il secondo anno, questa è la seconda stagione, la prima parte, i primi sei mesi c'è stato un casino surreale, e bisogna dire che Rizzoli ha fatto benissimo come disegnatore, ha fatto un po' meno come utilizzatore, come indicatore, come direttore delle operazioni per quanto riguarda il VAR. Nelle prime 20 giornate non si è capito veramente nulla. Ultimamente siamo tornati un po' indietro, cioè siamo tornati all'utilizzo dell'anno scorso e va abbastanza bene. Ci sono degli errori, ma quelli ci saranno sempre. Sicuramente il primo anno è stato più positivo, il secondo un po' meno positivo. L'anno prossimo, secondo me, sarà un anno molto molto positivo, perché è la normale evoluzione, è come un adolescente. L'adolescente un anno va bene, un anno va male. Ragazzi, però, scusate, io sento musica classica, non so perché. Sì, è colpa mia. Sto impazzendo, scusami. è molto bella, per carità, però mi rientra nell'orecchio. Io sono vecchio, ormai sono No, ma bambino, il problema è che sono qua nella mia scuola di ballo, quindi. Ecco. Molto bene. Allora, continua.
prima o poi devo fare anch'io la scuola di ballo, anche perché la signora me lo chiede molto spesso e io cerco sempre delle scuse, perciò prima o poi mi toccherà. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Del terzo anno, c'è il miglioramento. Esatto, l'anno prossimo la sala unica Varna è interessante, sono molto curioso di vedere che cosa succederà l'anno prossimo, perché è una normale evoluzione, su questo non c'è alcun dubbio, come ci saranno negli anni prossimi, ci sarà un'altra evoluzione che arriverà, che sarà quella di Challenge, che sarà un'altra rivoluzione all'interno di una rivoluzione. Sicuramente il VAR ci sarà da qua a quando esisterà il calcio, sarà modificato, sarà perfezionato, ma scordiamoci di raggiungere la perfezione, anche perché non esiste, perché ci saranno sempre discussioni, perché adesso noi stiamo parlando di episodi che sono stati chiariti, come quello di Juventus Milan, come quello di Fiorentina Inter, ma se vogliamo tornare Lazio Sassuolo, se c'è ancora qualcuno che ha dei dubbi su quel calcio di rigore, però quello è un discorso a parte, perché è veramente un discorso a parte. Ma per dire, il rigore, quanti rigori ci sono che, nonostante siano stati assegnati e confermati col VAR, siano discussi ancora? Sono discussi ancora? Su quegli episodi non ci sarà mai un'univocità, perché ognuno avrà le sue idee. Lasciamo perdere le idee strampalate di coloro che commentano senza riuscire mai a togliersi la maglietta di dosso, però la realtà è che ci sono anche coloro che sono imparziali, che a volte si dividono tra regolare e irregolare, e su quegli episodi non ci sarà mai unanimità, perciò scordiamoci, ma è normale che sia così. Nel tennis, quando mi dicono l'esempio del tennis che ha risolto tutti i problemi, sì, ho capito, ma la pallina è dentro o fuori, non è che ci sia molto altro. Il calcio non può essere paragonato alla pallavolo o al tennis, perché sono giochi completamente diversi, è un gioco di contatto. Pallavolo e tennis non lo sono. Il gioco più vicino al calcio è il football americano, e anche il football americano l'abbiamo visto agli ultimi playoff. I New England erano eliminati, hanno vinto la partita grazie a un colossale errore degli arbitri, e loro ce l'hanno da 30 anni la vista al replay, eh? Nonostante ciò, purtroppo hanno sbagliato, purtroppo capita, e sarà così anche da noi. Le polemiche sugli arbitri ci saranno sempre. Su questo posso farti una domanda, però, sul VAR? Io non vedevo l'ora che venisse messo il VAR, per cercare di... Pensavo che una volta messo il VAR gran parte delle polemiche sarebbero state eliminate, in realtà forse le aumentate. Però una cosa che speravo che il VAR togliesse fossero quegli errori, diciamo, o comunque decisioni che ancora oggi vediamo, che la stessa situazione in molti casi viene scelta in una maniera piuttosto che in un'altra, quindi rimane la parte soggettiva, diciamo. Io speravo che col VAR ci fosse l'oggettività di dire questo, ok, rivisto, questo è rigore, questo no, perché il regolamento dice questo o meno. E invece, soprattutto, per esempio, i falli di mano, c'è ancora una grande interpretazione soggettiva, secondo me. E quindi, a seconda dei casi, spesso per il rigore per dare o non dare rigore, secondo me, soggettivamente o meno. Magari io il regolamento non lo conosco bene, però a volte si vede che sono due metri diversi di giudizio. Allora, sui falli di mano c'è qualche errore. Qualche errore c'è stato. Ed è stato anche riconosciuto come quello di Juventus-Milan. La verità è che sui tocchi di mano non c'è grande confusione. La confusione è generata da chi commenta a caso. C'è più soggettività nei contatti tra giocatori, esatto, entità delle spinte, entità delle trattenute. Quelle ci sono discussioni soggettive che è normale che ci siano, perché ogni arbitro ha una sua sensibilità su questi episodi. Ma non c'è questa grande confusione. La confusione è generata da chi commenta. Perché vedendo gli episodi,
chi conosce bene il regolamento, chi conosce bene le direttive che sono state impartite in questi anni, non ha grandi difficoltà a interpretare un tocco di mano come volontà, anzi scusate, come punibile o non punibile. Tutte queste polemiche, questa soggettività che viene tante volte tirata in ballo, è tirata in ballo da gente che sostanzialmente non conosce nulla del regolamento. E questo è un discorso che bisogna continuare a fare. Faccio un parallelo. Quante volte avete sentito commentatori affermare quello che vi sto per dire? Non c'è fallo perché ha toccato il pallone. Okay, sì. Il fatto di toccare il pallone non c'entra assolutamente nulla con la rilevazione di un intervento regolare o irregolare. Ci sono dinamiche differenti. Se un giocatore tocca il pallone e lo devia a 10 metri e poi entra in contatto con un attaccante, non sarà mai fallo. Se un giocatore entra in contatto con un giocatore, devia il pallone a 10 metri e poi dopo tira una randellata sulle gambe, che abbia toccato il pallone, non ce ne frega niente. Però quando si arriva in televisione o nelle radio o sui social e si vedono commenti su episodi di questo genere, regolarmente troviamo, ha toccato il pallone e chi se ne frega, ma prima o poi qualcuno dovrà cominciare a far capire che se il pallone viene toccato non ce ne deve fregare di meno, perché se succede un episodio come quello che abbiamo visto la settimana scorsa in Udinese, non mi ricordo contro chi, con chi ha giocato Udinese l'ultima partita, Udinese-Genova, Udinese-Empoli, ecco, Zegelar che è stato espulso perché è intervenuto sul pallone, l'ha deviato a 20 metri, però se il giocatore dell'Empoli avesse avuto un pochino più di sfiga, si portava a casa la frattura di tibia e perone e si lamenta, ho preso il pallone, e certo che ha preso il pallone, ma non è che perché prendi il pallone sei autorizzato a spaccare malleoli e tibia e perone e legamenti crociati. Anche il tipo di intervento, la pericolosità. Ricordo ad esempio un episodio analogo l'anno scorso di Nainggolan in Roma-Juve, che finita 0-0, che Nainggolan è entrato scompostissimo, sì, ha preso il pallone, ma meno male, perché se prendeva Bentancur gli portava via la gamba praticamente. E credo che sia lo stesso motivo per cui Acqua in un derby due anni fa fu espulso e Mihajlovic invece disse no, è palla piena, sì, però quell'intervento non deve essere fatto. No, infatti era ben ammonito per la seconda volta da Ossato, mi pare che era l'arbitro, ed era non solo corretta, l'unica discussione su che si poteva tirare a portare avanti su quell'episodio era giallo-rosso. Cioè, la questione non era tanto pallone o non pallone, che abbia preso il pallone qua in quella circostanza non ci deve interessare, perché il fatto che abbia preso il pallone è soltanto una casualità, quello che va considerato è l'intervento in sé. Il problema è che purtroppo per 30 anni l'AIA non ha detto mai una parola e si è consolidata, sono consolidate queste leggende metropolitane che sono difficili da sradicare. Perché fino a quando si parla con una persona aperta al dialogo, glielo si fa capire, gli si spiega qualcosa. Il problema è che, soprattutto in certe televisioni, nella televisione locale, partecipano persone che già nella vita di ogni giorno al bar verrebbero messe un po' da parte e dire si parla da solo, tanto non ti ascolto perché non me ne frega niente quello che dici. Il problema è che quando invece vengono invitate in trasmissione fanno opinione. E quando... se vengono invitate perché fanno audience locale, se fanno audience locale vuol dire che sono persone che vengono ascoltate. Io vi racconto un piccolo aneddoto di qualche tempo fa. C'era una persona che io non ho mai sopportato nelle trasmissioni in cui partecipavo a livello locale, e in una trasmissione eravamo assieme, continuava a interrompere. A un certo punto io ho detto semplicemente questo: facciamo così, mettiamoci d'accordo, quando parlo io non mi interrompi, quando parli tu non mi interessa. Direi che tutto sommato si poteva, alla fine ho ottenuto quello che voleva, cioè quando parlava lui io mi facevo gli affari miei, quando parlavo io non mi interrompeva. Ed erano di quelle persone che del regolamento non sanno assolutamente nulla, parlano solo per sentito dire e ti interrompono con disponibilità del pallone, t'hanno procurato, segnaligne, guardialigne, calcio di rinvio, puntata, fallo
fallo a due, fallo a due per tocco di mano involontario, cioè delle robe che soltanto a sentire mi cadono, scusate, no, i calzini, mi cadono i calzini, mi cadono i calzini. Sì, anche il fatto della mano involontaria, soprattutto ultimamente. No, è meraviglioso, meraviglioso. Luca, stai parlando di un episodio successo circa 2 anni fa, se non ricordo male. 2 anni fa, sì. No, perché io quando è successo quell'episodio lì ero nello studio di fianco a ballare, perché? Quindi non so per quello, perché mi è rimasto impresso sta cosa, quindi... Ma mi aveva esasperato, non ne potevo più veramente. Io volevo chiederti una cosa, Luca, ritornando sempre al discorso del VAR, quando un arbitro decide di non andare al VAR a vedere, diciamo, è perché ferma, sta al VAR... Anche ferma, fermati, fermati, fermati. Un arbitro non decide mai, se consigliato da un arbitro, di andare, va sempre. Poi magari decidi di testa sola, però se ad esempio in Ajax Juve, no, che l'arbitro non è andato a rivedere il VAR, perché? Perché diciamo c'è chi sta al VAR che dice fai tu se vuoi venire o no, oppure no. Come perché qua è un episodio, come ho scritto anche sui social, non è un episodio da VAR, è un episodio da moviola, che sono due concetti molto differenti. Non è un chiaro ed evidente errore quello di Ajax Juventus a livello moviolistico, quello in calcio di rigore, perché l'ha trattenuto Tagliafico prima col braccio destro, poi col braccio sinistro, molto prolungato, e non si può considerare regolare una trattenuta di quel genere. Resta il fatto che il VAR in quella circostanza non può mai chiamare l'arbitro, perché non si tratta di un chiaro ed evidente errore, ma si tratta di una valutazione soggettiva dell'entità di una trattenuta. Una decisione di quel genere, cioè non assegnare il calcio di rigore, è una decisione che viene definita come sostenibile. Sostenibile significa che ci sta dare rigore, ma ci sta anche non dare rigore. In ogni caso l'intervento del VAR sarebbe stato sbagliato. Questo è il concetto. Cioè, un arbitro che viene chiamato al VAR può deve decidere l'arbitro sulla base delle immagini che vedrà, ma una volta che viene consigliato di andare al VAR non c'è mai stato un arbitro che abbia detto io non ci vengo. Sia chiaro questo. Però c'è anche un'altra cosa da sfatare, il fatto che comunque un arbitro, anche se c'è il VAR, la decisione la deve prendere sempre. Assolutamente. Poi, è obbligatorio. Esatto, anche i chiamiamoli guardaline per rimanere in tempo, anche però, loro la devono prendere. Su questo discorso che facevi, rimane la cosa un po' della soggettività che ti chiedevo prima, cioè in quel caso lì, per esempio, mi sembra di aver capito dalle tue parole che il rigore per la Juve sarebbe dovuto esserci. Magari in un'altra situazione, però, magari sarebbe stato dato. Cioè, secondo me, questa cosa che è l'unica cosa un po' che mi fa rimanere perplesso sul VAR. Che, Alberto, scusami. Facciamo un ragionamento, sempre rimanendo su questo argomento, facciamo un ragionamento un po' differente. Abbiamo visto sui social che per questo episodio 50% dice che è rigore, 50% dice che non è rigore. Perciò la soggettività non possiamo pensare che esista solamente sui social, esiste anche tra gli arbitri, che sono esseri umani esattamente come te, come Antonio, come tutti gli altri. Cioè non possiamo pensare che la soggettività possa essere eliminata, perché se pensiamo che la soggettività possa essere eliminata da una strumentazione tecnologica, stiamo vivendo fuori dal mondo. Non stiamo giocando sulla Xbox o sulla PlayStation 4, non stiamo neanche parlando di una possibilità che il gioco venga deciso da dei robot, anche perché i robot in ogni caso non sarebbero in grado di valutare l'entità di qualcosa e poi Dio ci scampi da robot che ci controllano. Quello che dobbiamo metterci in testa è che la soggettività non ci sarà, non verrà mai meno. Potrà essere limitata da parametri specifici, ma in ogni caso la soggettività fa parte del gioco, fa parte del calcio. La soggettività non esiste più nel tennis, non esiste più nella pallavolo, ma in quel caso si tratta di pallone che è dentro o fuori. Per quanto riguarda il dentro o fuori, anche nel calcio siamo arrivati ormai addirittura siamo andati più avanti, perché adesso c'è la certezza sul fuorigioco, che è una qualcosa molto più avanti rispetto ad altri sport, perché si è riusciti con un sistema tecnologico ad avere la certezza che una posizione sia regolare o irregolare, nonostante sia una situazione dinamica. Luca, senti,
Finisco un attimo, poi non... Sì, vai. Nel senso, quindi, però neanche col regolamento, cioè è il regolamento che dice chiaramente la regola, nel senso, secondo te la soggettività ci sarà sempre, rimarrà sempre, anche se il regolamento dice trattenuta e rigore, però in quel caso lì magari non era un errore netto, quindi per cui non si deve andare a rivedere, cioè quindi nel senso, anche essendoci delle regole scritte chiare, magari comunque episodi come questi rimangono, potranno essere per sé, esistere anche nel 2100. Guarda, la soggettività non potrà essere eliminata, ma non può essere eliminata perché siamo esseri senzienti. Essendo esseri senzienti, per definizione, ognuno di noi la pensa in maniera differente. È normale. E su episodi simili si possono avere delle visioni differenti. Si potrà arrivare al regolamento più preciso di sempre. Si potrà fare un regolamento di 2000 pagine. Ma una volta che si sarà scritto un regolamento di 2000 pagine, ne metteranno sempre 100, perché ci saranno comunque degli episodi che potranno essere interpretati diversamente. E se quel regolamento di 2000 pagine poi viene integrato e viene pubblicato un regolamento di 2200 pagine, mancheranno sempre 200 pagine. Senti, Luca, è anche bello il fatto che qualche arbitro sia un po' più severo, qualcuno meno tollerante. I giocatori alla fine lo sanno, conoscono gli arbitri più o meno. Sì, questo è vero. Soprattutto gli arbitri con tanti anni di esperienza, per dire, i giocatori di Serie A conoscono pochissimo la penna, è normale, il primo anno, conoscono pochissimo Chiffi, conoscono così Pasqua, ma conoscono benissimo Rocchi o Sato. E sanno perfettamente che sono arbitri che sbagliano poco e raramente, perciò sanno benissimo che non possono rapportarsi come se fossero dei giocatori che vedono un arbitro per la prima volta. È certamente un discorso comunque sbagliato in generale, perché i giocatori dovrebbero comportarsi alla stessa maniera con tutti, cioè dovrebbero giocare a calcio e basta. Non potremo mai arrivare, perché le proteste esistono in qualsiasi sport, poi nel calcio un po' si esagera. Io volevo dire una cosa. E non conosci il ballo? No, non conosco il ballo. Non conosco il ballo. Beh, il ballo credo che sia il massimo della soggettività per i giudici, no? Sì, perché effettivamente lì giudichi, ci sono delle cose oggettive, tipo il tempo, il fuori tempo, però poi alla fine è una questione di mi piace di più quello, mi piace di più quell'altro. Quindi non ti dico le polemiche. Cosa vuoi fare poi? Guarda che io qua ho una grande esperienza, perché ho visto Gris 30-40 volte. Allora sì. Luca, senti una cosa, riprendendo l'episodio di Ajax-Juventus, io diciamo premetto, sono tifoso della Juventus e quindi diciamo che mi appello al rigore che non è stato dato, però dico, visto che la situazione in Porto Roma, Shakir era andato al VAR e secondo me la situazione è la stessa, no? Secondo te perché è una situazione, diciamo, perché Porto Roma è diversa, la trattenuta di quello in Porto Roma che in Ajax-Juventus? Perché sono episodi che non hanno nulla in comune. Tu dici che non hanno nulla in comune perché? No, perché la Tagliafico ha appoggiato prima la destra, poi la sinistra, ma non c'è nessuna trattenuta. Quella di Florenzi invece ha preso la maglietta e gliela ha strattonata. Florenzi e l'arbitro in quel caso è stato chiamato al VAR perché non aveva visto niente, proprio niente. Mentre invece a Amsterdam l'arbitro l'ha vista quella mezza trattenuta e è stato valutato come un'entità da valutare soggettivamente da parte dell'arbitro, mentre invece a Oporto era oggettivo che ci fosse stata una trattenuta molto evidente e una strattonata da parte di Florenzi. Perciò appena è successo l'episodio di Oporto, non so se qualcuno era collegato in quel momento con i social, io sui social ho scritto Aia, che non vuol dire Associazione Italiana Arbitri, ma c'è l'H di mezzo. Perché come sapete, io quando ci sono squadre italiane in Europa tifo tutte le squadre italiane, può essere la Juventus, Sassuolo, Napoli o Roma. Perciò in quel momento ho avuto il timore, purtroppo fondato, che se fosse interrotto il gioco, in quel caso il rigore sarebbe stato praticamente automatico. Giocatori che ti hanno impressionato a vederli dal vivo in Serie A e in Serie B, dei nomi così che ti vengono in mente? Totti, beh, sì, proprio sul facile.
Totti. E invece impressionato per... No, impressionato immagino... Sì, Totti perché è Totti, chiaramente. Ma impressionato anche per, magari per essere molto cordiali. Persone per, calciatori per bene, oltre che calciatori bravissimi. Quagliarella. Ok. Personaggio veramente meraviglioso. Infatti lo amo per quello, forse. No, è veramente una persona molto, molto corretta. Okay. Mi ricordo anche particolari. Cioè, per esempio, Quagliarella... Adesso veramente andiamo nel gossip. Quagliarella ha delle mani gigantesche. Cioè, una roba... è Gianni Morandi in versione... È impressionante, no, ma non è che sono grosse, non è che sono lunghe come quelle di Morandi, che vabbè, cioè, delle dita lunghe 35 cm, ma delle mani gigantesche. Cioè, quando io dico, se dovessi litigare con una persona, l'ultimo che sceglierei, però è una persona veramente gentilissima. Veramente. Lo era quando era giovane, e adesso credo che sia. E adesso allora, intanto cerco su Google Quagliarella mani. A questo punto, mi fate vedere, ascoltando qua. Stavo chiedendo prima, per la... se ci puoi raccontare un po' la... come un arbitro diventa arbitro, però già dal dilettanti fino alla Serie A, tutte le difficoltà, tutte. Ok, alle... quando finisco di parlare alle 2 qualcuno sarà ancora sveglio? vai. Allora, no, guarda, cerco di essere sintetico parlando della mia esperienza. Allora, la mia esperienza nasce totalmente per caso, una domenica pomeriggio, me la ricordo ancora, perché vennero a trovarmi a casa dei miei genitori, io avevo 19 anni, e venne a trovarmi a casa mio zio Domenico, che è mancato un anno fa, e io sono origine, mia mamma è di origine pugliese, perciò potete capire anche i nomi un po' particolari per l'ambiente comasco. Mila, per cortesia, miau, una ciliegia, mi stai sfasciando tutto. Scusate, e venne con Cosimo, che era un mio cugino acquisito che aveva sposato mia cugina. E parlando, stavamo parlando normalmente. Sapete come nelle famiglie del sud non si fanno tanti complimenti, cioè una persona si presenta a casa e viene accolta come se fosse atteso. In realtà non erano attese, cominciano a chiacchierare. A un certo punto è venuto fuori che entrambi svolgevano attività di arte nel CSI. Mi hanno detto: vieni a provare. Ho detto: vabbè, perché no? Sono andato al CSI e ho provato. Ho fatto il corso arbitro. Ho corso arbitri, ho cominciato ad arbitrare nelle categorie del CSI. Il CSI sapete che è un po', insomma, il rifugio di giocatori che neanche in terza categoria potrebbero avvicinarsi. E sono velocemente arrivato ad arbitrare le partite degli adulti, e poi dopo un certo punto, a 22 anni, ho deciso di passare in federazione. E la prima frase che mi è stata detta è stata: sei un po' vecchiotto, a 22 anni. Anche questo è un problema, tra l'altro. Sì, perché effettivamente si inizia a 16 anni solitamente. Mila, basta! Scusatemi. Si inizia a 16 anni solitamente, 15-16 anni. Io ho iniziato a 22 e mi dissero: sarà difficile che arrivi in regione. Io ho detto: va bene, proviamo. Dopo un anno e mezzo sono arrivato in regione, a 24 anni, il primo colloquio in regione è stato con Alberto Tutti, che mi ha detto, scusate un attimo. Il forno è caldo. Sono impazzito stasera, su che altro faccio impazzire voi. E, il presidente Curti mi disse: sei un po' anziano. Vabbè, anziano, 24 anni, ti ringrazio della consigliera. E mi ha detto: potrai arrivare forse in prima categoria. E lì invece risposi in maniera differente. Gli dissi: vediamo fra 2 anni e mezzo dove sono. Così proprio a livello di sfida. E lui mi disse: sei un po' arrogantello. E detto: sì, sarò anche un po' arrogantello. Fra 2 anni e mezzo vediamo dove siamo. Dopo 2 anni e mezzo, partita di eccellenza, entra nello spogliatoio Curti, a cui devo veramente tantissimo. Entra nello spogliatoio, io ero al primo anno di eccellenza. Solitamente si passa di categoria dall'eccellenza agli scambi interregionali, si passa dopo 2 anni e mezzo di eccellenza. Io ero al primo anno. È entrato nello spogliatoio e mi disse: tu sei stato un po' arrogantello in quel colloquio, però avevi ragione.
e mi promosse al primo anno. Poi, vabbè, poi è stato abbastanza semplice arrivare su. Oggettivamente arrivare in Serie A non è così complesso se si hanno buone capacità, perché non dovete credere che si arriva in Serie A soltanto per raccomandazioni, è una sciocchezza colossale, si fa una fatica pazzesca arrivare. Per quale motivo si fa l'arbitro? L'arbitro lo si fa per curiosità, in primo luogo, perché a 20 anni si ha la possibilità di guadagnare qualche soldino che non fa mai male, e perché si entra negli stadi, soprattutto. Quando ero giovanissimo, insomma, quando avevo 22, 23, 24 anni, andavo spesso allo stadio, a Como, a Bergamo, a Milano, a Torino, a Genova. Facevo anche delle trasferte perché sapevo che non avrei dovuto pagare il biglietto, comunque erano delle belle esperienze. Dopodiché tutto scema. Io non entro in uno stadio per mia scelta ormai da 10 anni, da quando ho smesso, e in ogni caso quando arbitravo ci entravo soltanto per arbitrare. Non andavo a vedere partite, un po' perché non avevo voglia, un po' perché non avevo tempo, un po' perché non mi piaceva l'ambiente dello stadio. E poi naturalmente la gran parte dei ragazzi si perdono, nel senso che lasciano l'attività dopo 3-4 anni al massimo, mentre invece poi quelli che rimangono acquisiscono una passione che è difficile da spiegare, perché è un ambiente molto molto particolare, bisognerebbe provare. Ma d'altronde, sapete, quando mi chiedono che cosa ti appassiona di fare l'arbitro, andare a prendere insulti, ma gli insulti non li senti neanche a un certo punto. E io mi rivolgo a queste persone facendo questo parallelismo. Tu nella vita hai una passione. È vero che siamo in un periodo in cui non esistono passioni, esistono semplicemente modi di perdere tempo. I social, la PlayStation, buttare serate a bere come degli animali, non sono più passioni, sono semplicemente brutti vizi. Anche la PlayStation ce l'ho pure io il vizio, lo ammetto. Però quello che dico è: voi avete una passione. Non so, vi piace fare un puzzle, vi piace giocare alla PlayStation. Se voi giocate alla PlayStation 3 ore, che cosa ne guadagnate? Nulla, però alimentate la vostra passione per i giochini elettronici. Noi abbiamo la passione dell'attività arbitrale. Ci sono ragazzi che hanno 40 anni, 42, 45, che arbitrano in seconda categoria, che sono terrorizzati dall'idea di dover smettere. Anche se sanno che non andranno mai oltre quella categoria, perché il campo diventa una mezza malattia. E non posso nascondere che sono passati 10 anni da quando ho smesso di arbitrare e ancora adesso io avrei la voglia di entrare in campo e di arbitrare. Non lo posso fare per tanti motivi, perché anche la salute è quella che è, tutto sommato sto bene, però ci sono dei limiti, poi c'è il lavoro, poi c'è qualche chiletto di troppo qua nel giro vita, e perciò ci sono tante, si passa a una fase differente. Quello che consiglio ai ragazzi di 15-16 anni è di provare sempre, perché è un'esperienza che non può essere descritta, ma che va vissuta. Difficile da capire, me ne rendo conto. Quindi, per quanto ci riguarda, rimandiamo tutto la prossima vita, allora, perché ormai 15-16 anni sono passati da 10, quindi... Ma sai, ognuno sceglie la sua strada. Sì, è normale che spesso la strada viene scelta anche per casualità. Non viene scelta. È la strada che ti sceglie più che te che scegli la strada, quasi. Esattamente. Tanti scelgono a 12, 13, 14 anni, anche grazie ai propri genitori, di essere Messi. Il problema è che Messi ce n'è uno solo ogni 50 anni, di Ronaldo ce n'è uno ogni 50 anni, di mezze pippe ce ne sono una ogni 2 giorni, i genitori cretini pieno al mondo. Perfetto, disamina. Ascolta, ritornando alla questione di prima del fatto di essere giovani per iniziare a fare gli arbitri. Ma perché quest'uomo mondo calcistico non si palesa? perché sono davanti ai fan. È più brutto di noi in realtà. No, ascolta, io ho letto Nestor Pitana, che ha fatto i mondiali, la finale dei mondiali dell'anno scorso. Lui ha iniziato a 31 anni. Qui sarebbe impossibile. Assolutamente sì. Ma sono strutture completamente differenti. Cioè, in Italia dovete considerare che l'Italia è l'unico paese nel mondo che computa ben 5 categorie nazionali. Per arrivare in Serie A bisogna arrivare prima alla CAI,
che praticamente si arbitrano partite di promozione ed eccellenza di altre regioni. Poi si arriva ai dilettanti, che è la Serie D, poi c'è la Can Pro, che è la Serie C, poi c'è la Can B e poi c'è la Can A. Sono 5 categorie. Per farvi un paragone, in Spagna ce ne sono 2 nazionali. E perciò è molto più semplice, non è un caso che in Spagna ci sia una generazione di arbitri di 30, 32, 35 anni che si affacceranno nei prossimi anni, tipo Hernandez, Hernandez, sono arbitri molto molto bravi. Però è una struttura completamente differente, cioè non si possono fare paragoni tra la struttura italiana e quella argentina, anche perché in Argentina sono molto più veloci le carriere e anche a livello internazionale ci si arriva meno perché c'è anche meno concorrenza oggettivamente. In Italia ci sono 30.000 arbitri che sembrano tanti, sembrano pochi, ma in realtà sono un bel numero, perché vuol dire che lo 0,1% ce la fa arrivare in Serie A. 0,1%. Tutti gli altri si fermano molto prima. A livello di Serie A e Serie B arrivano, in questo momento sono 48 e sono troppi. Sono 48 su 30, su 32.000. Perciò non è facilissimo. E poi c'è tutta una struttura completamente differente. Cioè Pitana è un arbitro molto particolare, è un arbitro che è un po' come una sorta di Ronaldo. Ne nasce uno di 50 anni di Pitana, ma non perché sia particolarmente dotato dal punto di vista tecnico, perché non è così, però ha delle qualità che non hanno altri, cioè è un mastodonte di arbitro, è 1,90 m per 100 kg. Ricordo però un po' in campo si muove. Webb, quello pellato, che mi piaceva moltissimo. Era un agonista, una cosa esagerata. Guarda, se tu mi metti sul piatto Webb e Pitana, Webb mi tira una pedata, lo faccio andare a 20 metri di distanza, perché non c'è veramente paragone a livello sia tecnico che di presenza in campo. Okay. Pitana è un arbitro vero, Webb è un arbitro costruito. È un arbitro costruito anche, a me non ha mai esaltato particolarmente dal punto di vista tecnico, è un arbitro che anzi mi ha sempre detto abbastanza poco. Mi sono sempre attirato molte critiche per questa mia valutazione di Webb, ma è una questione soggettiva, cioè se dovessi scegliere tra Orsato e Webb, che sono a livello tecnico comportamentale molto simili, scelgo sempre Orsato. Webb non lo sceglierei mai come arbitro di riferimento di una federazione, però Collina stravedeva per lui, va bene così, pazienza, cioè pazienza. Questione di scelte. D'altronde però Collina nella sua attività di dirigente ha fatto una serie di scelte che lasciano molto perplessi. Non è un caso che gli arbitri internazionali, gli arbitri europei della UEFA, così come in Italia, anche a livello UEFA, siamo al punto più basso, credo, da 30 anni. E non è un caso che abbiamo Rocchi in deroga e ci sono arbitri che continuano a essere in campo a 45 anni, probabilmente lo saranno ancora in futuro, tipo Shakir, tipo, spero non Marciniak, non questo Marciniak, perché questo Marciniak è impresentabile. E così. E poi c'è un altro problema che sta per venire fuori, che è già cominciato ad affiorare, e che è la concorrenza delle federazioni straniere, che non formano i propri arbitri ma li acquistano. È successo recentemente che Mazic, il serbo che è stato al mondiale a 45 anni, ha deciso di emigrare, firmare un contratto biennale con la federazione cinese a 300.000 euro all'anno. Madonna. Ha deciso di lasciare l'attività internazionale UEFA per dedicarsi al campionato cinese. Quindi sta diventando anche la professione dell'arbitro abbastanza, come dire, mi passi il termine, insomma, come i calciatori un po', vanno, sì, in base dove va il dio denaro. Infatti alla fine sono nato nel periodo sbagliato. Si è privatizzata la professione, mentre prima era una specie di, insomma, legata solo alla federazione di nascita e basta. Esatto, ti ho detto, sono nato nel periodo sbagliato. Ma non è l'unico esempio comunque, Mazic è un esempio recente, ma ci sono stati anche altri arbitri. Per esempio c'è stato un arbitro scozzese o irlandese, non mi ricordo mai come si chiama, che è andato ad arbitrare nella Major League Soccer negli Stati Uniti. Ha lasciato, però lui era una scelta molto differente, perché lui aveva 38 anni e ancora adesso è nell'organico della Major League Soccer, dove pagano decisamente di più, però è un campionato molto modesto. A proposito di arbitri non italiani, chi ti piace al di fuori di quelli italiani, chiaramente? Guarda, i tre migliori arti, scusami, europei sono Orsato, Rocchi e Scommina.
Ho usato Rocky perché la scuola italiana sta offrendo ancora gli ultimi vagiti di questi, gli ultimi acuti di quelli questi più anni. Quelli più. Sì. Dei giovani in massa è molto bravo, però deve cominciare ad arbitrare anche in Italia, perché altrimenti non basta arbitrare soltanto in Europa. Guida sta venendo fuori molto bene, l'anno prossimo secondo me esordirà in Champions League anche lui. Scomina, a mio parere, è un arbitro di grandissime qualità tecniche, che è stato molto sfortunato nella sua carriera, non per motivi fisici, anche per motivi fisici, ma molto, molto latamente, e che però ha avuto un grosso problema perché la federazione slovena non è riuscita per parecchi anni ad esprimere due assistenti che fossero al suo livello, e considerando che le terne sono fisse in campo europeo è stato un bel problema, tanto è vero che addirittura 6-7 anni fa non veniva designato in Champions ma soltanto in Europa League, perché oltre a un assistente sloveno gli veniva affiancato Cario Blato di Legnago, cioè un assistente italiano, perché non c'era nella sua federazione un assistente a livello. Adesso l'ha trovato, e non è un caso che a mio parere quest'anno è il grandissimo favorito per la finale al Wanda Metropolitano di Champions, mentre invece credo che se dovesse essere eliminata la Juventus o se dovesse essere eliminato il Napoli, una delle due finali la farà Rocky. Mi fa l'italiano. Rocky sì, sicuramente. Ma diciamo che allora, quindi si può dire che io ho un po', non so come dire, l'idea mia che i nostri arbitri, con tutte le critiche del caso che poi gli vengono lanciate, siano mediamente migliori, la scuola italiana sia mediamente migliore rispetto a quella europea, insomma, dei campionati europei. O è un'impressione giusta o un'impressione sbagliata? No. Per tanti anni è stato così. Anche adesso stiamo esprimendo due eccellenze. Il problema è che quando queste due eccellenze smetteranno, c'è pochino. O salta fuori qualcosa di... Perché Guida sta venendo fuori molto bene. Sono due anni ormai che arbitra benissimo. Quest'anno è la sua stagione migliore. Però Guida non sarà mai Rocky. Non sarà mai Orsato, perché non ha il loro talento. Massa ce l'ha quel talento, però purtroppo non riesce a esprimersi ai suoi livelli, non so per quale motivo, se per un blocco psicologico, perché non riesce proprio in Italia a sentirsi libero come si sente libero in Europa, perché quest'anno ha esordito in Champions League, è stato designato due volte, ha offerto due prestazioni eccezionali in Champions League, e l'anno prossimo sarà proposto ancora di più. Guida è un arbitro che può venire fuori, ma non sarà usato. Se devo pensare ad arbitri di grande talento, in prospettiva futura, sono Pasqua e La Penna. Però ci vorrà tanto tempo, perché Pasqua probabilmente verrà promosso internazionale alla fine di questa stagione, e per La Penna aspetteremo il 2022 o il 2021, se proprio gli va benissimo, però ci vorrà comunque tempo. E comunque per il mondiale in Qatar siamo messi benino, tutto sommato, perché sono stati già convocati Massa come arbitro e VAR Guida, e credo che ci saranno loro due al mondiale del Qatar. Agli europei ci sarà sicuramente Orsato, vediamo se ci sarà anche Rocky, che non è un'ipotesi così peregrina. Poi il grosso punto interrogativo riguarda invece la prossima stagione di Serie A, perché con la mancanza di Mazzoleni e Banchi si apre un grosso problema, che è quello degli arbitri che dovranno essere chiamati a dirigere i big match, perché in questo momento non ce ne sono. Ascolta, innanzitutto avvisiamo tutti, tra 5-10 minuti finiamo. Ascolta, volevo chiederti, per talento esattamente, cosa intendi? Come per tutte le professioni, come per tutte le attività, io sono dell'idea che è necessario avere un certo talento. Per scrivere bisogna essere capaci di scrivere. Si può essere anche grammaticalmente perfetti, ma se non si ha la capacità di esprimere dei pensieri con una scrittura lineare, talentuosa, faccio un esempio. Secondo me un giornalista che esprime un grandissimo talento nella scrittura è Fabrizio Biasina, che ha delle qualità molto particolari, la qualità di essere lo si può leggere senza annoiarsi, è capace di scherzare, è capace di comunicare, e lo stesso vale per tutte le altre professioni. Per fare ingegnere bisogna avere tanta fantasia, che è un talento naturale, per essere un giocatore bisogna avere talento.
perché poi ci sono giocatori che sono costruiti. Gattuso non aveva talento, però era costruito bene. Io posso, quello che faccio sono i parallelismi. A Gattuso, Guida mi ricorda Gattuso, un giocatore senza grandissimo talento ma costruito bene. Massa è un arbitro che mi ricorda molto Dybala, perché ha un grande talento, grande capacità, che però non riesce a esprimere per motivi che sono difficili anche da comprendere. Rocchi lo vedo come, non so, Skriniar, grande talento, veramente un grande talento, che difficilmente sbaglia una partita. Ogni tanto la sbaglia però anche Luca, lui. Però Luca, io voglio sapere, dopo Juventus-Roma 3-2, dove Rocchi era stato massacrato, che cosa avevi pensato in quel momento? Che poteva essere, come è stata, una partita che poteva o distruggerlo o farlo diventare, o fargli fare il salto di qualità. Rocchi è stata molto intelligente a capire che quella partita non era l'arrivo di una carriera, la fine di una carriera, ma poteva essere l'inizio di una nuovo, di una nuova carriera, di un miglioramento che lo avrebbe portato a essere veramente top. E così è stato. Quella partita poteva essere la sua pietra, la sua tomba a livello arbitrale, e invece è stato il punto di partenza da cui è partita tutta questa grande carriera che sta volgendo al termine, ma che comunque verrà ricordata. Una partita non cambia un arbitro, una partita però può influire molto negativamente nel suo futuro. Un altro arbitro che verrà riscoperto, perché sta meglio, quest'anno sta passando un anno di transizione dopo Inter-Juventus l'anno scorso, Orsato, che sta arbitrando benissimo quest'anno, solamente che purtroppo anche per sua tutela è meglio tenerlo fuori in questo momento dalle grandi partite, per due motivi. Il primo, che deve riprendere confidenza con tutte le società, e vi anticipo quello che succederà per me. Sapete che l'ultima giornata c'è Napoli-Inter, se non ricordo male, no? Ricordo male? Se Napoli e Inter saranno già qualificate per la Champions, Napoli-Inter verrà arbitrata da Orsato. Statene certi, perché è il modo migliore per riavvicinare Orsato, che non vede Napoli-Inter da un anno, per riavvicinare Orsato a quelle partite, a quelle squadre, in modo tale che l'anno prossimo potrà tornare a far big match, che quest'anno non ha svolto, non è stato mai disegnato per un big match quest'anno Orsato, ed è stato meglio così, soprattutto per sua tutela. Poi Napoli-Inter è la penultima giornata, comunque. Penultima, va bene. Quello, comunque, se dovessero essere già qualificate per la Champions, quella è la partita, è già segnato Orsato in quella partita, perché è la partita ideale per poter recuperare per le due società un arbitro che obiettivamente è stato massacrato proprio dopo Inter-Juventus, una partita arbitrata male, oggettivamente, che ha avuto un'eco mediatica molto differente. Per dire, Fabbri, Juventus e Milan le vedrà molto più velocemente, perché è vero che mediaticamente è stata una partita che ha suscitato tantissime polemiche, però non Fabri aveva questa grande... No, ma peccato, era il nome. Esatto, ma poi anche la partita in sé non aveva questa grande importanza, soprattutto per la Juventus non aveva quasi nessuna importanza, l'aveva per il La Juventus Fabri la vedrà molto prima, perché chiaramente hanno avuto polemiche con loro. Il Milan lo vedrà un pochino più avanti, ma lo vedrà abbastanza in fretta, mentre invece per Orsato, anche per Rocchi, anche Rocchi rimase lontano da Roma e Juventus per un anno e mezzo. Dopo era la sua tutela. Il 3-2 famoso, il 3-2 sì, polemiche, sì, certo. Bonucci, gol. Okay, sì. Tre rigori. Tre rigori, sì, di cui uno era completamente sbagliato. Totti. Sì, ho capito. Doppietta di Tevez. Tevez è uno di Totti. Sì, esatto. Che aveva fatto primo rigore per un fallo di mano di Maicon, il secondo rigore per uno scappetto su papà, e poi fece polemica il gol di Bonucci perché c'era Vidal che in realtà non influiva sull'azione, però... Era regolare quel gol. Il gol del 3-2 della Juventus. Sì, poi era anche arrivata la risposta da chi? Dalla FIFA UEFA, mi ricordo chi da... dall'alto. Che poi se andiamo a grattar bene di quella partita... L'episodio più controverso era il rigore, quello di Maicon, che non si vedeva se era in area o meno. Esatto. Poi per il resto, sì, francamente... Era punizione, lui mette la mano così, non si capisce se era lì. Se era sulla linea o era leggermente fuori, però
secondo me quella partita lì fu portato al massacro senza motivo. Sì, si è sperato il Tony, però poi alla fine era poco niente. Quello... Ci sono dei errori ben peggiori, tipo ad esempio, senza parlare del gol di Muntari, che è un po' retro ormai, ma anche altra roba ben più... No, ma ad esempio quello che non ha, diciamolo anche se sono juventino, lo dico, quello che non ha dato al Milan è più grave rispetto a quegli errori lì, perché lì, tra l'altro senza VAR, perché magari col VAR quel fallo col VAR era molto più facile quelli rigori là, era questo tempo di vedere insomma, la prospettiva, vedere se calzava con la linea o meno. È chiaro che col VAR quella partita là sarebbe stata tutta polemica, secondo me. Ma oddio, in realtà guarda, su questo non sono molto d'accordo, perché Juventus-Roma non fu una partita arbitrata male per gli episodi, ma fu una partita arbitrata male in generale, perché Rocchi fece una partita veramente orripilante quella sera, al di là degli episodi. Gli episodi poi alla fine possono essere giudicati in una maniera o nell'altra, da parte mia non sono rappresentativi della prestazione in sé, ma sono soltanto episodi all'interno di una prestazione complessiva, l'ho sempre valutato così. Il rigore assegnato o meno non è più importante per dire se Juventus-Milan si fosse limitata al tocco di mano, al fallo da rigore non assegnato al Milan, probabilmente non avrei neanche definito la prestazione negativa di Fabio. Fabio ha arbitrato male perché ha arbitrato male tutta la partita, ha portato a termine una prestazione indecorosa per quelli belli, ma perché l'ha sbagliata lui. E lo stesso vale per Juventus-Roma, Rocchi era un grande arbitro, in quella partita sugli episodi sbagliò quello di Maicon effettivamente, ma nel contesto generale la prestazione non fu della migliore. Però fu bravo, molto intelligente, molto calmo nel far diventare una serata molto molto negativa in un punto di partenza che poi l'ha portato al Mondiale. Sì, è vero. Allora, se per voi, credo che per Mondo sia ok, sì, anche per gli altri possiamo chiudere, quindi do spazio a Luca prima di tutto per salutare chi ci ha seguito. No, vi ringrazio dell'ospitalità, spero di non avervi annoiato abbastanza, annoiato troppo, assolutamente. E ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, e bravi per l'iniziativa, sono interessanti queste iniziative. Grazie mille. Allora faccio fare un giro di saluti in ordine: Alberto, Antonio e Roberto. Io vi saluto già adesso e poi basta. Ciao a tutti, grazie per averci seguito e grazie a Luca per averci dato. Annoiato fino ad adesso. No. Poi guarda, in teoria le altre dirette con Repic, ad esempio, è durata tre quarti d'ora. Quasi 2 ore o mezz'ora, quant'è? Quasi 2 ore. La prossima volta praticamente sono ancora notte col prossimo. Ci ha deliziato sulla visione dal punto di vista dell'arbitro, ma poi sono discorsi che quando c'è tanta curiosità come in questo caso a chiedere qualcuno che ne sa più di noi, chiaramente le discussioni va avanti in modo più... No, ma io potrei andare avanti, Matteo, perché ad esempio chiederei il fallo di mani di Emre Can in Sampdoria. Ma mi sa che è meglio che vai a consultare il suo blog, così trovi la risposta che abbia lasciato qualcosa. Va bene, io ringrazio Luca perché veramente io consideravo l'episodio di Ajax Juve di Porto Roma identico, e quindi ripeto, io diciamo che ragiono dal punto di vista del tifoso juventino, con la situazione non mi è andata giù, però diciamo adesso sono davvero convinto di quello che mi hai detto, ed ero curioso di sapere il fatto del VAR, l'arbitro e chi sta al VAR, come funziona, quindi ti ringrazio per avermi risposto a queste due cose. L'Iban te lo mando poi in privato. Roby, te che sei mutato, ricordi? Beh, sì, no, infatti, no, perché le musiche di sottofondo... No, niente, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e ringrazio Luca non solo per la live ma anche per il blog che io seguo settimanalmente. Infatti non mi esprimo mai prima di sentire Luca, proprio perché credo che sia uno dei pochi che il regolamento lo studia e si aggiorna di continuo, a differenza di altre persone che parlano ancora come tu di danno procurato e cose del genere, quindi... Ma la realtà sai cos'è? Che queste persone che parlano senza... un po' la mia fortuna, devo essere onesto. Sì, è vero. Vabbè, certo, è normale. Se al tuo livello ci troveresti poco gusto anche te
a fare quello che fai, chiaramente. No, se fossero tutti di buon livello, giustamente, sai, fai anche fatica a trovare più spazio. Se invece capisci che se sono pochi che studiano, quello che studia, quello che è preparato, salta fuori ancora più facilmente. Sai cos'è? Le figure come te, te mi ricordi nel tuo mondo, chiaramente, un po' la figura di Burioni per quanto riguarda i vaccini, così. Nel senso che siete in pochi, così come sono pochi medici, sono anche pochi gli esperti, arbitri o arbitri, ex arbitri, così via, e quindi chiaramente, secondo me, servono. Poi chiaramente la gente è mediamente stupidota, ma a qualcuno pur sempre servirà. Cioè, alla fine il bene lo fate a prescindere da chi vi odia e chi vi... No, beh, ma devo dire che sono contento soprattutto del fatto che non soltanto tanti mi seguono, ma interagiscono. Cioè, se le persone si limitassero a seguire, sarebbe una roba passivo, distante, sì. Mentre invece interagire serve anche a... Ma serve anche a me, perché ogni tanto capita di essere convinto della bontà di una tesi differente discutendo con le persone, perché io credo fermamente che cambiare opinione non sia un segno di debolezza, ma un segno di intelligenza. E soprattutto il confronto aiuta a crescere in qualsiasi livello. Il Bravo. Dibattito. No, dai, Matte, sto parola non la sto più sopportando. Va bene, mondo calcistico, io direi che puoi anche chiudere. Grazie a tutti.